sono andato anche alla presentazione del OnePlus 2 di OnePlus, un terminale che praticamente verrà lanciato a breve, l'hanno presentato oggi a Milano. Non ho fatto la registrazione per la press e me ne sono pentito, perché ho fatto un video da un minuto scarso che forse manco pubblicherò su YouTube. Prime impressioni riguardanti il terminale: devo dire davvero ben fatto, la costruzione è completamente in alluminio, quindi un terminale sicuramente con fatture di pregio. La back cover si rimuove per inserire la micro SIM, ma soprattutto si rimuove perché la back cover è intercambiabile. Abbiamo diverse cover, dal legno al bambù, alla finta stone, quindi la finta pietra, insomma una back cover che si può cambiare. Poi ce ne saranno sicuramente altre decine su internet che si potranno acquistare, quindi una personalizzazione tutta OnePlus, insomma un plus non da poco. Connettore di tipo C, una grande novità che ho visto per la prima volta sulle TV, finalmente un'azienda come OnePlus l'ha montata su questo terminale, quindi non ha un senso di si inserisce il connettore, si può inserire come si vuole, i dati vengono trasferiti molto più velocemente, quant'altro. Non ha il fast recharge, non ha l'NFC e non ha neanche la ricarica wireless, però devo dire che il terminale ha una batteria davvero molto performante, a 3330 mAh se non ricordo male, Snapdragon 810, insomma un terminale che... Allora, io in realtà avrei montato un MediaTek Helio X10, beh, gli X20 vorranno ancora uscire, ma tanta roba, forse l'810 non l'avrei montato perché ha un po' i problemi di surriscaldamento. Sì, si può downclockare, però allora poi si perde l'utilità di avere un terminale del genere. L'app drawer è composto da... cioè molto pulito, tutto ben fatto, esperienza Google. Ci sono le applicazioni più recenti, facendo uno swipe a sinistra, insomma un terminale che devo dire è molto bello. La fotocamera 20 megapixel con apertura focale 2.0, un sensore Sony, abbiamo la cache di livello 0, quindi tanta roba, 3 GB di RAM per la versione da 16 GB, la 32 GB di ROM non c'è, c'è la 64 GB con 4 GB di RAM. Va bene, magari alla fine di questo breve video metto quei 50 secondi fatidici che ho fatto alla presentazione ufficiale. Sono riuscito fortunatamente a prendere l'invito che mi dà diritto di acquistare questo smartphone. Ci sto pensando, perché è veramente, veramente uno smartphone non solo bello ma anche innovativo. Vediamo tipo il connettore C e quant'altro. Quindi vedremo nei prossimi ulteriori sviluppi di questa casa se ci saranno innovazioni a livello software, implementazione e quant'altro. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Alessandro Tech World, mettete un mi piace al video e se avrò voglia metto adesso i 50 secondi che ho fatto alla presentazione ufficiale di OnePlus 2. Ciao. Bene amici di Alessandro Tech World, siamo qua alla presentazione ufficiale dello nuovo OnePlus 2, terminale molto interessante, Snapdragon 810 con 2 GB di RAM oppure la versione 64 GB con 4 GB di RAM. Terminale molto fluido, soft touch posto qui, abbiamo poi il menu dove ci sono le più recenti applicazioni, come potete vedere qua. È un terminale molto bello, anche a livello estetico funziona bene, connettore di tipo C e altoparlante posto sotto. La back cover è removibile, si possono mettere diverse back cover, abbiamo quella di bambù oppure quella di legno, insomma un terminale davvero interessante. Non abbiamo molto tempo e quindi direi di chiudere qua questa brevissima preview di questo terminale, grazie. Grazie.
master però taglia i modelli. No, dammi una me che c'è la community, so, Dio, metti che glielo tubo io. Ecco, quando andrò in via, arriverà. Comunque, poi ogni, diciamo, un negozio, so, catene, banche, eccetera, quindi si parla per tutti. Che carica rapida? Carica rapida? Batteria io sono un giorno di fatto. Che serve di svegliare? Alcune applicazioni ho dovuto cambiare roba. Alcune applicazioni purtroppo c'è un sacco di batteria. Se hanno processi in background, questa è una più solida applicazione, può essere la migliore, può essere un'applicazione diffusa o una meno diffusa, semmai. C'è nel grafico sempre preso? Yeah. Prima ne avevo è colpa di codo. Comunque nel miglior ROM parano. Grazie. Aspetta, Ciano si è fatta due coglioni così, sta cercando di sistemare i problemi allo schermo adesso. Che cosa? Quelli della Cyanogen. Prendono giù i sorgenti dal lavoro del Find 7, sì, e lo mettono su OnePlus. Ah, sto facendo il miglior ROM. Non posso rimettere la prima che c'è sulla roccia. No, capisco. Io penso che siccome usa sorgenti pubblici che non sono esistiti in questa cioè, no, quindi il problema è che esiste in tutti i ROM, invito te lo mando a Stefano che prendiamo, e lui lo prende subito. Who is getting? Who is giving invites? Other finished? Yeah, email. Yeah. If you sign up, you'll get invites at some point. Perché? Yeah, first. Yeah. Oh, qualsiasi problema, qualsiasi informazioni.